Ciao, sono Eleonora Agus-Poletti, una laureanda di Ingegneria Nucleare al Politecnico di Torino e socio del Comitato Nucleare Ragione. Attualmente mi trovo qui a Cadarache perché sto facendo un internship a ITER e ho deciso di sfruttare l'occasione per portarvi all'interno del progetto. ITER, acronimo che sta per International Thermonuclear Experimental Reactor, è attualmente il progetto più grande e ambizioso nel campo della fusione nucleare. Qui nel sud della Francia 35 nazioni stanno collaborando per creare quello che è attualmente il più grande tokamak al mondo. Infatti, più è grande la macchia, più il numero di fusioni prodotte all'interno, più è grande il potenziale di energia prodotta da fusione nucleare. Lo scopo di ITER è infatti quello di dimostrare che la produzione di energia può essere maggiore dell'energia immessa per far funzionare la macchina. Questo elemento è chiamato Q-factor e per ITER è fissato uguale a 10. Quindi immettendo 50 MW si vuole arrivare a produrre 500 MW. Qui si sta dunque costruendo un tokamak di dimensioni davvero grandi, grazie a una cooperazione internazionale senza precedenti che mette in condivisione esperienza e conoscenza. Andiamo ora a vedere nel dettaglio com'è fatta davvero questa macchina e che appunto è realmente il progetto. Quello che vedete dietro di me è uno dei 9 settori del vacuum vessel che verranno poi saldati per formare la forma del toroide o ciambella. All'interno del vacuum vessel è dove avviene la reazione, quindi si inserisce il mix di deuterio e trizio e lo si riscalda fino a raggiungere 150 milioni di gradi Celsius, per raggiungere e replicare quello che succede sul Sole, ma a una temperatura 10 volte superiore. Dal momento che nessun materiale è in grado di sostenere una fonte di calore talmente alta, è necessario confinare il plasma magneticamente per evitare che tocchi le pareti. Quello che possiamo vedere qua dietro è uno dei magneti toroidali che insieme a un altro verrà avvolto intorno al vacuum vessel che poi verrà sollevato e trasportato dietro la parete di cemento armato nel pit. Ci affacciamo ora sul pit tramite la porta equatoriale numero 14. Fino all'anno scorso venivano testati i moduli del vacuum vessel, ma durante uno dei test sono state riscontrate delle inconformità geometriche in uno dei moduli e quindi è stato necessario toglierlo per ripararlo. Questo è un'azione di reverse engineer non da poco, perché per come è pensata la macchina, essendo molti pezzi e molto grandi, sono progettati altrove o in loco e poi assemblati una volta dentro, quindi non era pensato di dover togliere qualcosa dalla macchina. L'operazione è durata un giorno intero e c'è stata una precisione davvero del millimetro per riportare il modulo all'esterno e recuperare e aggiustare sia il vacuum vessel che il thermal shield. Questo è uno dei 6 magneti del solenoide centrale, è uno dei magneti più potenti creati e il suo campo magnetico al centro sarà di 13 tesla. Lo scopo è quello di indurre il plasma, generare la corrente nel plasma e confinare il plasma. Il progetto dunque è estremamente complesso ed è vero, ha subito parecchi ritardi, ma questi sono stati dovuti al fatto che ci sono molte nazioni che cooperano insieme e hanno regole e norme diverse. Ai fatti accaduti negli ultimi anni al mondo e soprattutto ai diversi cambi di strategia che sono stati necessari. Il progetto tuttavia ha una rilevanza mondiale senza precedenti, è indubbio che il cambiamento climatico è uno dei problemi più gravi che la nostra società stia affrontando ed è nostro dovere impegnarci per trovare delle alternative alla produzione di energia ad alte emissioni di anidride carbonica. Le rinnovabili sono necessarie ma non sono sufficienti da sole. L'importanza di ITER è proprio quella di dimostrare che produrre energia da fusione su scala industriale è possibile e oltre a questo la competenza e la conoscenza che viene condivisa sarà indispensabile per i progetti futuri di questo tipo. Ciao, piacere Maurizio. Piacere Eleonora. Ciao, piacere Leonardo. Piacere. Donato. E siamo di Nucleare Ragione, stiamo facendo una visita all'interno del progetto, quindi se avete voglia di raccontarci di cosa vi state occupando adesso, ci farebbe molto piacere. Okay. Noi siamo due ditte separate, entrambe italiane, noi nel saldo nucleare, in questo caso sono solo io, e ci occupiamo di saldare all'interno del vessel, della strumentazione, interno e esterno, per far sì, per capire poi come si comporta la struttura quando si creerà questo famoso plasma. Mentre noi invece facciamo parte di un team in cui viene fatto l'assiemaggio e in questo caso lo smontaggio delle parti in comune. Esatto, perché è stato montaggio. Ok, perché montaggio. È stato portato fuori per riparare delle cose che però di solito facciamo il montaggio. Ok, quindi è stata un'operazione d'eccezione, dover... d'eccezione. Sì, okay. Sì. Vogliamo essere sicuri che quello che sta facendo sia perfetto al 100%. Senza grazie. Problemi. Grazie. Siamo qui all'esterno con Francesco. Ciao Francesco. Ciao. Allora Francesco, tu di cosa ti occupi? Mi occupo di termoidraulica di processo.
quindi praticamente di studiare quello che è tutto il circuito di raffreddamento. Ecco, quindi ci puoi descrivere un attimo cosa abbiamo alle nostre spalle? Alle nostre spalle abbiamo le torri di raffreddamento. Tutto il sistema è pensato per asportare tutto il calore che verrà generato all'interno del tokamak dal plasma, quindi da questi 150 milioni di gradi, e tramite un complesso sistema andare poi a rilasciare questo calore in atmosfera attraverso le torri di raffreddamento. Questo avviene proprio perché ITER non è pensato per produrre direttamente elettricità, ma in quanto ITER è solamente una facility, il suo scopo principale è quello di dimostrare appunto la controllabilità del plasma. Ovviamente in futuri progetti il calore asportato dal circuito di refrigerazione verrà poi utilizzato per generare elettricità. Grazie, ci puoi dire anche qualche numero di cooling, insomma, vedo delle pipe molto grandi dietro di noi. Sì, qua abbiamo insomma uno dei circuiti più grandi del mondo. Questi pipe hanno un diametro che addirittura è di 1,6 metri per ogni singola tubazione qui. Tutto il circuito arriverà ad avere portate di 8.000 kg al secondo, qualcosa di gigantesco. Per concludere vorrei ringraziare Jack che ci ha aiutato. Thank you so much, Jack, for the help, for the tour. Can you say hi to Nucleare Regione? Ciao Nucleare Regione!